Io sono un'economista stagionata. Una delle considerazioni che a questo punto non posso non fare, a proposito della difficoltà che abbiamo nell'immaginare, nel delineare gli scenari futuri, è questa. Veniamo da una serie di decenni, ciascuno caratterizzato dal suo babau, dalla sua preoccupazione geopolitica. C'è stato un decennio in cui il pericolo era il pericolo giallo, il Giappone. Il decennio successivo, il Giappone era chiaramente entrato in una crisi molto lunga che non ha comportato, diciamo, l'impoverimento di questo paese, ma certamente l'ha fatto sparire dalla lista dei paesi pericolosi dal punto di vista geopolitico. Ma il posto del Giappone è stato rapidamente assunto dalle quattro tigri, le tigri del sud-est asiatico, che sono diventati il nuovo pericolo. Passato anche questo decennio, che è quello degli anni 90, attraversati da una crisi profonda e molto grave dei paesi del sud-est asiatico nel 1997, siamo passati al primo decennio del 2000 e stavolta il pericolo si chiama Cina. Il terrore è di questo grande paese, che è di fatto quasi da solo un continente, che viene descritto come una minaccia. Quanto tempo durerà questa percezione distorta di una geopolitica che viene letta semplicemente sulla superficialità delle paure, delle preoccupazioni, della percezione di essere messi in scacco economico da queste aree? Io penso che si lascerà alle spalle la preoccupazione e ci accorgeremo che nuove paure emergono. Ecco, credo che dopo quattro volte questo atteggiamento di paura del nuovo che emerge, del diverso che si sta affacciando, sia ora di abbandonarlo. Da questo punto di vista, la Caritas in Veritate ci fa fare un bagno di realtà. Ci presenta la questione dello sviluppo nella sua interezza, di tutto l'uomo, di tutti gli uomini, ci aiuta a guardare con sano realismo i cambiamenti che attraversano la vita dell'umanità sulla Terra, ma ci libera dalla paura che tutto sia già scritto. Ci affida nelle mani la responsabilità di contribuire a governare i processi della globalizzazione. Ci ricorda che la globalizzazione è ciò che gli uomini ne faranno.